I globalizzatori hanno strumenti raffinati per indurre la popolazione a desiderare un organo centralizzato. Hanno strumenti per arrivare a far ritenere la popolazione che la privazione di alcuni loro diritti fondamentali di privacy e libertà possano venire meno. Ce ne sono molteplici. Ogni giorno le nostre televisioni, le nostre catene di giornali si mantengono sempre su una linea del politicamente corretto. Ogni tanto sfugge una notizia, un'anomalia, ma sostanzialmente l'informazione ristagna nel calderone di informazioni che non arrivano mai alla vera causa dei problemi. Uno degli strumenti psicologici con cui intervengono i globalizzatori è il Tavistock, un ente che venne fondato esattamente nel 1921, proprio come il CFR americano, e a differenza da questo, aveva lo scopo di studiare il comportamento umano di fronte a drammi enormi. In particolare, presero sotto osservazione i veterani della Prima Guerra Mondiale, che avevano avuto delle sofferenze indicibili in trincea per arrivare a capire quale fosse il punto di rottura, fino a che punto il nostro equilibrio psicologico può reggere e che cosa accade dopo. Superata quella soglia, che può essere provocata dal terrore o da stati di panico costante, l'uomo diventa docile, domabile. Cosa ha fatto il Tavistock e cosa sta facendo oggi? Opera a livello mondiale in quasi tutti i settori. Le multinazionali addirittura consultano il Tavistock per avere, diciamo, un modus operandi nei confronti dei propri dipendenti che gli faccia ottenere quegli obiettivi di controllo mentale a cui aspirano.